come aggiustare dei remi, eccolo qua. Allora, stiamo Sistemare, realizzando un realizzare cordino di arresto per non perdere per scarichi. non perderli in acqua. Siccome non è Cucina. abbastanza lungo per e vi faccio vedere come si fa. È il tutorial come salvare. Come si chiamano questi? Gli scalmi. Gli scalmi, fantastici. Pesano Aggiungo abbastanza, eh? Allora, un capietto. adesso gli fa un cappietto. Vediamo. Ok, perfetto. E questo è il cappietto. Se questo si potrebbe sciogliere. Allora, prima di tagliarlo, Un po' più lungo, lo guarda. fai abbastanza lungo, Quello è un po' più corto, dai. una cinquantina di centimetri. Sì, così. Ok, perfetto. Veramente. Viene tagliato. Provo. Poi va accendino, si fa questo, Sempre. sempre, Sempre. senza scottarsi le dita. Sempre questo, sennò si sfilaccia tutta la Sì, gola. esatto. Ecco. E poi gli famo la cassa. Poi gli facciamo la famosa cassa. Eccola Gassa. qua. Perfetto. Perfetto. E così Allora, fatto. Mi devo mandare quando un messaggio andiamo con con mio delle fratello. barche a remo, eccolo qua, adesso proviamo, poi vedremo come sviluppano. Sono due, sono un po' datati, o sbaglio? Questi tantissimi anni durano. Sì, si rubano. Certo. Allora, ci vediamo tra un pochino. Bene, stiamo andando in spiaggia a provare queste due entità importanti. Eccoli qua. Allora, la barca oggi ha piovuto, deve essere svuotata di acqua. E questa è la tecnica veloce. Proseguendo, adesso dobbiamo trovare delle coppiglie che eccole qua, sono fatte così. Una l'abbiamo trovata e potrebbero essere. Eccole qua, due coppiglie. Adesso vi facciamo vedere dove le mettiamo le coppiglie che aiuteranno a non perdere i remi. Ultime rifiniture per la vetroresina per non strapparsi pantaloni vari. Sono come dei coltellini, giusto? Questo, ecco Aspetta, oh! la coppiglia che viene messa qua. Ecco il test degli scalmi. Tre Del barchino. persone Spingo? Vai, c'è una col spinta. barchino che Qua è già uscito. Lo devi rimettere. lo devi rimettere. So da bloccarli. So da bloccare i remi. Li Da blocchi. mettere una vitarella alla gomma. Sì, e volevo vedere l'altezza. Capito? Non l'ho Come messa. questo. Non, come quello. Però non si incrociano, mi sembra vanno bene. Vanno bene così, però questo sta troppo su. Quello sta troppo su. Questo qua sta perfetto. E mettiamo gli Guarda che insegnetti, come fanno spettacolo. gli insegnetti? Mi sembra che acqua. È asciutta. Acqua non entra, eh? È proprio tutto asciutto. Allora, qui stiamo a fare un'operazione nuova, vediamo un po'. Piano piano c'è anche il tempo, Sì, tanto che sì. questa si ribalta Si anche una gira, eh? meraviglia. Sì, la sento, la sento, la sento. Che gli ha fatto? È il segno per bloccarli Ah, quando ci ecco, mettiamo una perfetto. vitarella. Ah,
che meraviglia! Così non salgono. Che meraviglia! Ecco, vedo che quando ci si mette per arrivare in barca 30 secondi. Eccola qua. Approdiamo. Eccola. Canottaggio come esatto. Ecco. Che becca di questa. Andiamo a salutare il cormorano. Andiamo a vedere il cormorano. Andiamo a vedere il cormorano. No, non avevamo pialla questa. Ecco, è Jerry, ha preso, va bene. No, cioè, era un gioco. Guarda, il lago, la nebbia sta andando via, tra poco uscirà il sole e questi stanno a fare i gatti. Perché Paolo sta andiamo sul cormorano a vedere la boa. Puoi anche inquadrare. Sì, lo inquadro. È così perfetto. Vedi, alla grande, eccolo qua. Mi metto qui, eccolo. Guarda, ce l'ho proprio registrato. Ciao cormorano, che fai? Già ti sei attizzato? Hai paura di noi? Dici, raccontaci. Raccontaci qualche cosa, stiamo arrivando, non ti tocchiamo, ti volevamo solo guardare. Ciao! Ciao! Quanto sei bello! Che meraviglia, guarda! Ecco, morano blu. Sì. Come lo chiamiamo? Albalonga. Arturo, dai! Arturo! Arturo! Allora, stiamo facendo questo giro del lago per provare i famosi scalmi per non perderli. Comunque, va bene. Vede, hai preso la misura dove metteranno una piccola vite per bloccare, per avere sicurezza il lago. Ok. Ma poi quando saliremo su questa bestia ne racconteremo delle belle. Bene. Allora arriviamo alla passerella. Così non ci siamo bagnati per nulla. Non fa un goccio d'acqua, eh? Niente, asciutto, eh? Passato il test, iniziamo questo approdo.